Ma a questo non lo so perché facciamo più fatica, però sicuramente c'è cioè, questo girone d'andata da cancellare, cioè, lo sappiamo anche noi, sappiamo che i tifosi non sono contenti, che la società non è contenta, che noi ragazzi non siamo contenti, sappiamo tutti, sappiamo che non possiamo fare un girone di ritorno come questo qui che abbiamo fatto, cioè se facciamo un girone di ritorno come questo è giusto che ci vanno tutti a casa, questo lo sappiamo. Ma le critiche se fanno bene sono, cioè, sono importanti per in qualsiasi lavoro e per tutte le cose, le critiche fanno sempre bene. Secondo te c'è stata qualche critica che vi è arrivata che è stata però ingenerosa? Ma no, cioè, non sono un ragazzo che legge molto o che su social si muove molto, quindi non ho mai letto cose o sentito cose strane da fonti esterne, quindi non mi ha dato noia assolutamente. Sicuramente bisogna lavorarci tanto. Sabato ci aspetta una partita difficilissima perché sono quelle le partite che bisogna vincere. E, come abbiamo detto prima, sono le partite più difficili perché bisogna fare punti, non bisogna fare di tre e loro gli va bene anche il pareggio magari. Quindi noi bisogna fare 3 punti perché sono importantissimi per noi e ci devono dare via questo finale di riunione di ritorno perché per noi sono troppo importanti i punti adesso. Sicuramente noi vogliamo metterci in una posizione migliore per poi affrontare i playoff, quindi dobbiamo vincere partite e poi quando si arriverà a maggio fino a aprile vedremo un po' dove siamo. Però sicuramente non è questa posizione in cui vogliamo stare, per noi è un fallimento se finiamo così, quello sicuramente.